Ciao ragazzi, nuova settimana, nuovo video, nuovo Caralyze, il secondo! E questa volta analizziamo Shiny Chariot dell'anime Little Witch Academia. Noto che le streghe sono una piacevole costante nel mio canale. Prodotto dallo studio Trigger, lo potete trovare su Netflix. Io non ve l'ho detto, ma anche in streaming. Nell'anime seguiamo le avventure di Akko, questa piccola, deliziosa, buffa, pasticciona, incapace apprendista strega, nel suo percorso di apprendimento delle arti magiche. Akko, come ogni ragazzina, ha un idolo, e questo idolo è Shiny Chariot, la strega suprema, la gnocca dei gnocchis del mondo della magia, la più figa, la più bella, la più fotomodella. Scomparsa misteriosamente nel nulla da anni, la nostra protagonista farà di tutto per ritrovarla, perché fu lei l'ispiratrice del sogno della protagonista, ossia diventare una strega. Come si realizza il character design di una strega o di un mago? In questo video vi snocciolo alcune tips per analizzare meglio l'archetipo dello stregone o della strega e capire come affrontare in maniera efficiente la creazione di un personaggio simile nel caso voleste crearne uno voi stessi. Quindi mi raccomando, seguite tutto il video. Questa volta mi è stato molto difficile fare i pro e i contro del personaggio, e ve lo dico già da adesso, è stupendo. A me piace in toto e non ho potuto trovare effettivamente difetti di design in Shiny Chariot. Ma questo non ci impedisce di analizzare tutti i suoi pro. Bacchette in mano, fiondiamoci nel video. Oh, ed eccoci qua, obladi oblada, salagabula, magicabula, zucchero e cannella ed ogni cosa bella. Pensavate che avrei fatto una battuta sconcia, invece no. Yeah. Allora, iniziamo la nostra analisi di Shiny Chariot. Prima di tutto, se non avete visto l'anime Little Witch Academia, fatelo, fatelo, fatelo. Perché se nell'anime di Violet Evergarden le lacrime scorrevano a fiumi, in Little Witch Academia riderete tantissimo. È un anime squisito, delizioso. Raramente ho apprezzato degli anime come ho apprezzato My Little Witch Academia. Non mi capitava dai tempi di Lovina e Keroro. Ma questo devo ammettere che me lo sono guardato tutto d'un fiato, corti e speciali compresi. L'animazione è curata dallo studio Trigger e hands up for the studios, guys. Perché i ragazzi ci sanno veramente fare. Trama carinissima. Animazioni fantastiche, raramente si vedono comunque di questa qualità negli anime, e soprattutto character design da paura, stupendo, rispecchia quasi al 100% il mio gusto, morbido e spigoloso allo stesso tempo, estremamente fluido e stylish, è secondo me uno dei character design più fighi degli ultimi anni. Ma di che cosa parla My Little Witch Academia? Diamo un pochino di note per chi non lo conoscesse, così spero di invogliarvi a vederlo, perché una volta visto dovete tornare qui sul mio canale e se non siete iscritti fatelo per commentare con me questa videoanalisi. In poche parole, la trama di Little Witch Academia ruota intorno ad Akko, questa ragazza umana, che dopo aver assistito a uno spettacolo di magia, perché in questo mondo le streghe non sono solo semplici streghe, ma sono quasi intrattenitrici ad un certo punto, tant'è che proprio Shiny Chariot, l'ispiratrice della protagonista, all'inizio dell'anime svolge questo ruolo quasi da pop star, ossia porta in giro spettacoli di magia estremamente scenografici, estremamente coinvolgenti, a mo' di concerto. E Akko, la nostra protagonista, durante uno di questi spettacoli rimane completamente folgorata, infatuata dalla magia e dall'immagine delle streghe e decide quindi di diventare anche lei una strega da grande. Da grande, ora non ricordo, avrà 13-14 anni durante l'anime, quindi da adolescente. Detto questo, si iscrive appunto alla scuola di magia per streghe e qui il richiamo un pochino ad Harry Potter in salsa femminile è forte, perché le atmosfere non sono cupe e misteriose come quelle di Hogwarts, ma l'accademia di giovani streghe con le loro rivalità, le loro diatribe, ricorda moltissimo Harry Potter e Company. Comunque, Akko si iscrive in questa scuola, ma c'è un solo problema. Lei non ha nessun talento, nessun potere e non mostra nessuna inclinazione magica, a differenza delle altre candidate. Per lei la strada è solo in salita durante questa avventura. Ma questo non è assolutamente un male, soprattutto per quelli di voi che vorrebbero diventare mangaka o aspirano a diventare autori di manga. Dovete sapere che
porre un enorme ostacolo davanti la strada del protagonista lo stimola a crescere. È estremamente fondamentale: più il desiderio è ambizioso, più il desiderio è fuori dalla portata del protagonista, più sarà emozionante e interessante seguirne la crescita e la ricerca per trovare una risoluzione che renda possibile raggiungere l'obiettivo. E in questo caso Akko vuole diventare una strega. Ragazzi, ne vivrà di tutti i colori, perché poi è ovviamente pasticciona, imbranata, distratta, ma simpaticissima, ha una forza di volontà incredibile. A me è piaciuto molto come personaggio, veramente strong. Believe in yourself è il messaggio di tutto l'anime. Se credi in te stesso, se vuoi qualcosa, lavora, lavora, lavora per ottenerlo. E anche voi dovete seguire questo mantra, sia per diventare character designer, mangaka, animatori. Non è qualcosa che arriva facilmente, ma è qualcosa che si ottiene con anni di studio, di preparazione, di ricerca e di applicazione. Ma sono sicuro che ce la farete. Tornando all'anime, perché ho scelto Shiny Chariot? Shiny Chariot è un pochino questa presenza mistica nella serie, questa strega che ha fatto perdere le tracce di sé dopo uno degli ultimi spettacoli che ha fatto tanti anni prima, ed è soprattutto la strega leggendaria della serie, ossia un po' come il campione della Lega Pokémon, un po' come Red in Pokémon, è la strega migliore di tutti i tempi, la più brava, la più magica, la più mozzafiatante che si sia mai vista sulla scena magica internazionale, e scompare ad un certo punto. Ed Akko, la nostra protagonista, vive nella glorificazione e nel ricordo di questa strega. Ma, trama a parte, anche io devo ammettere che sono rimasto incantato dal character design di Shiny Chariot. Perché? Iniziamo con la sua silhouette. Il character design di My Little Witch Academia, come ho detto, è sinuoso, molto morbido, a tratti quasi gommoso, soprattutto sulle protagoniste più giovani, ma allo stesso tempo ha questi tocchi taglienti e spigolosi che lo rendono estremamente sensuale, estremamente quasi aggressive in un certo senso, molto aggressivo. Quindi c'è questo particolare mix, questo cocktail esplosivo di semplicità, bellezza e questo senso di cute generale. Le silhouette sono molto morbide, molto sinuose, soprattutto in Chariot sottolineano questa grande femminilità mista a molto dinamismo, perché Chariot, a differenza di altre streghe, indossa una minigonna, non una gonna lunga, e fa vedere le sue gambe, facendo così in modo che il character possa essere molto molto dinamico, molto molto veloce. E la differenzia anche da altre streghe, mettiamola così. Di solito in character design, se ci fate caso, streghe e stregoni indossano sempre tuniche, indossano sempre abiti molto coprenti, che soprattutto coprono i piedi. Questo serve, in linguaggio non verbale, a sottolineare una loro disconnessione dal piano terreno, ossia non mostrando i piedi ma nascondendoli, loro in un certo senso ribadiscono il fatto che sono scollegati dal piano terrestre, ed è per questo che loro hanno spesso e volentieri poteri magici. Certo, le gambe coperte sono semplicemente uno degli elementi che contraddistinguono il character design di un mago o di una strega, però potrei fare un altro esempio. Anche in un personaggio come Elsa di Frozen noi ritroviamo i piedi coperti, mentre in Anna i piedi sono visibili. Questo non solo significa un diverso stato di connessione con la realtà, ma ad esempio, sempre nei personaggi di Frozen, sta a significare che un personaggio è molto più dinamico, ossia Anna, che appunto corre, salta, va a destra e va a sinistra, e l'altro è più riflessivo, è più statico, ossia Elsa. E questo lo ritroviamo in generale come regola in tutti quei personaggi che hanno di norma i piedi coperti. Fateci caso da adesso in poi, nei prossimi film, anime che vedrete, manga, solitamente i re, i saggi, i pensatori, chiunque abbia una posizione di potere ma non attiva, ma semplicemente strategica o riflessiva, verrà rappresentato con i piedi più coperti, per sottolineare questo stato di immobilità e di disconnessione dal piano
materico, dal piano basso, proprio dal contatto con la terra, in favore magari di una più elevata mentalità, di una più elevata spiritualità. Fateci caso e se lo notate fatemelo sapere in un commento. La nostra Chariot è una che va a destra e a sinistra, infatti ha bisogno che le sue belle gambette siano free per cavalcare scope, per saltare, per fare piroette ed evoluzioni. Restando nello specifico sui maghi e sulle streghe, un altro elemento che questa volta non comunica il loro distacco dal piano terreno, ma a differenza comunica la loro connessione con un piano d'essere ultraterreno, sono i cappelli. Perché i cappelli sono a punta? Perché streghe, maghi e stregoni indossano cappelli a punta nella tradizione da che si ha memoria? Perché tutto ciò che è slanciato, tutto ciò che punta al cielo sta a significare che si è in cerca di una connessione divina. È per questo motivo che maghi e streghe indossano questi ornamenti, queste decorazioni, questi accessori, per sottolineare il loro status. Ad esempio, come una corona, una tiara sottolinea la regalità, il diritto divino di quella persona a stare sul trono e quindi sul regno, il cappello a punta è diventato un simbolo di saggezza perché connettore tra questo mondo e l'altro. Chi indossa un cappello del genere già ci fa capire che se non ce l'ha desidera stabilire una connessione più elevata, avere una conoscenza più ampia e padroneggiare la materia in una maniera differente da quello che si può fare nella realtà. Ecco il concetto archetipico del cappello a punta. Non è che sia una regola fissa, però tenere a mente perché scegliere di coprire i piedi o di aggiungere un elemento slanciato verso l'alto come copricapo, come decorazione sui vostri futuri maghi o streghe, adesso sapete perché lo si fa dalla notte dei tempi, perché si usa. Ricordatevi che in character design niente è casuale, ricordatevi che presentare un personaggio con una determinata immagine è frutto di pensiero, è frutto di studio, non si può mettere una cosa a caso. Ormai noi fruiamo talmente tanto nel nostro quotidiano di determinati tipi di immagini, di determinati tipi di archetipi, che il nostro cervello ormai li ha immagazzinati senza sapere neanche il perché. Se io vi chiedessi di disegnare un guerriero, probabilmente voi in automatico usereste tutte quelle features, tutti quei trucchi che hanno sicuramente un significato, ma che chiedendovelo voi non sapreste spiegarmi, perché il vostro cervello ha immagazzinato l'informazione tra le righe, ma in maniera inconsapevole, in maniera meccanica. Tramite questi video piano piano vi svelerò un po' di trucchetti, perché ci tengo che voi sappiate analizzare i personaggi in maniera corretta per poter poi utilizzare le stesse caratteristiche in future vostre rielaborazioni o original character. Essendo il video registrato parecchio tempo fa ormai, perché lo tenevo in serbo da molto, dato che My Little Witch Academia l'ho visto praticamente quasi un anno fa su Netflix, in questo video potete ammirare il mio passaggio di creazione delle maschere, molto utili quando si è in fase di colorazione, e spero, se vi interesserà, di potervelo spiegare in uno dei futuri video, magari proprio facendo una rubrica dedicata alla tecnica pura del disegno, come si disegna questo, come si disegna quell'altro, tecniche varie. Ma adesso passiamo ad un elemento che io sinceramente adoro. Altro punto meraviglioso, e in questo io adoro i character designer asiatici, sono le palette. Ragazzi, ormai è una prassi, io sono sensibile alle palette e ai colori, e l'accostamento cromatico utilizzato in generale in tutto Little Witch Academia, con questi suoi pastello, questi suoi anche fluo ma delicati, questi colori tenui, è stupendo. Ma i colori in particolare che sono applicati a Shiny Chariot funzionano benissimo, e anche loro contengono al loro interno tanti piccoli messaggi che ci aiutano a decriptare la personalità della nostra strega a prima occhiata. Primo punto: le streghe, diciamo professioniste, laureate dell'anime, si vestono
tutte di bianco per la maggior parte. Ed è molto bello perché questo vestito bianco è quasi fosse un vestito ufficiale, un vestito da cerimonia, ecco. E questo che cosa sa significare? L'uso del bianco veicola un messaggio di purezza, ovviamente, di positività, di spiritualità e di divinità, mentre il suo opposto, ovvero il nero, esatto contrario. Per questo nell'anime noi non vedremo streghe vestite di nero, ma vestite di un blu notte o di un violetto profondo, di un viola profondo, proprio perché il viola è un altro colore insieme al blu che sottolinea misticismo, mistero, la notte, l'oscurità, lo spazio, e quindi matcha perfettamente con il concetto di magia. Poi ci sarebbero anche degli aneddoti carini da raccontare sui colori riguardo il blu, il rosa, ma lo faremo più avanti. Ma in questo caso la nostra Chariot è vestita di bianco perché risplende, è fresca, è pura, è meravigliosa. Non la si può non amare una strega del genere perché a tutti i connotati positivi per piacere. In più troviamo una grandissima carica energetica nei rossi, nei porpora che lei indossa, nei capelli soprattutto, questo rosso che però non è un rosso sanguigno, un rosso fiammante, è più un rosso delicato, così come il resto dei colori della palette. Non sono mai penetranti o del tipo che feriscono gli occhi. Sono sempre comunque bilanciati, tenui, lievemente desaturi per dargli questa sfumatura molto pastellosa, che come ho già detto è stupenda. I character designer asiatici sanno perfettamente come abbinare questo tipo di colorazioni soft, facendole funzionare perfettamente, il che mi spinge a dire veramente questo: se voi ci fate caso, le scelte cromatiche occidentali rispetto a quelle asiatiche sono veramente diverse. Guardando opere di artisti cinesi o coreani o giapponesi, si nota proprio che il gusto dell'accostare il colore è molto molto diverso tra le varie culture. I giapponesi non si fanno problemi ad accostare colori che per noi non avrebbero senso all'apparenza, ma lo fanno in un modo così sapiente, così convincente, da farlo funzionare senza nessun problema, anzi da far esclamare "che figo!" invece di "ma come cacchio va vestita questa?". Perciò io cerco di prenderne molto spunto durante le mie fasi di lavoro. E come dicevo nel precedente video di makeover, soprattutto ultimamente, data la grande affluenza di artisti asiatici anche in compagnie occidentali, americane, il gusto generale a livello mondiale si sta molto mischiando, molto fondendo, tant'è che palette molto asiatiche noi le ritroviamo anche in giochi come Overwatch. E questo senso di particolarità e di delicatezza noi ce l'abbiamo in Chariot con questo sapientissimo dosaggio di questi rossi blandi e desaturi, con questo blu e questo ceruleo delle calze. Calze che poi, tra l'altro, ripeto, ogni elemento dell'outfit di Chariot è fantastico perché c'è stato uno studio del design ispirato in maniera molto forte all'Art Nouveau e al Liberty, con questo alternarsi di onde, di curve, di punte. In alcuni momenti il vestito di Chariot ricorda quasi i petali di un fiore nelle maniche, nella coda del giacchetto, nel modo in cui sono assemblate le calze, in queste onde che danno ritmo negli stivali, nella scollatura. È stupendo veramente. Tant'è che anche nell'anime tutti i commercial che riguardano Shiny Chariot e il gioco di carte ispirato al mondo delle streghe di cui parlano le protagoniste dell'anime è tutto ispirato alla grafica Liberty Art Nouveau di artisti del calibro di Mooka. Se non sapete chi è Mooka, very bad, digitate su Wikipedia Mooka e rifatevi gli occhi e preparatevi ad attingere a piene mani dall'immaginario di questo santo uomo che effettivamente ha rivoluzionato il concetto di stile di design. L'Art Nouveau è una delle mie correnti preferite perché è estremamente elegante e allo stesso tempo estremamente organica, perché si rifà tantissimo alla natura e all'estetica anche giapponese, perché Mooka prendeva molta ispirazione dalle stampe ukiyo-e giapponesi, soprattutto quelle delle onde, eccetera, eccetera, perché nella Parigi di fine 800
andavano fortissimo, sappiatelo, e quindi tantissimi artisti, sia di questo movimento, ma anche di altri, ad esempio come i secessionisti alla Klimt o gli impressionisti alla Van Gogh, ne hanno veramente attinto a piene mani dalla cultura artistica giapponese. È una tradizione proprio che è molto molto più antica di ciò che noi pensiamo. Cultura che poi paradossalmente ha preso dall'Occidente quando si è trattato di creare l'immaginario visivo di anime e manga, perché Tezuka, se non lo sapete, Kami no Manga, il dio dei manga, ha creato tutto quello che è la grammatica visiva del manga, attingendo dai film in bianco e nero a cartoni animati che arrivavano dall'America, tipo Felix, Braccio di Ferro, Betty Boo. Per questo gli anime e i manga hanno gli occhi molto grossi, perché in quel tipo di cartoon i protagonisti hanno gli occhi veramente a palla, giganti, e così via. Insomma, la storia dell'arte umana è tutta un richiamo di qualcos'altro, è tutto un mescolarsi di influenze, di culture, un mescolarsi di ispirazioni. Non c'è assolutamente niente di sbagliato e non c'è assolutamente niente di male. E quindi noi ci ritroviamo in personaggi di My Little Witch Academia l'influenza di un artista di fine 800 che regala curve, spacchi e linee di un'eleganza incredibile. Dunque, per fare una somma dei messaggi che la palette di questo personaggio porta con sé, potremmo dire bianco per la purezza, per il candore, per la freschezza e la giovinezza. Rosso per l'azione. Chariot è un personaggio estremamente focoso, è indomita, vuole farcela a tutti i costi, vuole essere la migliore e lo è estremamente dinamica, e per questo rosso equivale a dinamismo. Sensualità, ardore, passione. Chariot è la migliore perché brucia di passione per quello che fa. Lei ama la magia e vuole che tutti vedano quanto la magia è fantastica e amino la magia. L'azzurro e il blu sono colori che richiamano al mondo magico, ma una magia positiva, ha una magia serena, perché danno serenità come colori, e regalità, perché, come accennavo prima, dovete sapere che nel Medioevo il blu, l'azzurro e le sfumature del celeste non solo erano colori femminili, ma addirittura erano i colori della regina. Le regine si vestivano di blu, di azzurro, per sottolineare il loro status, e i re di rosso, come i Cesari, vestivano la porpora. Quindi rosso, rosso vivo, rosso sangue, era il colore maschile, il colore del re, e blu, blu intenso, blu notte, era il colore della regina, quindi il colore del femminile. Pensate un po'. Tant'è che poi invece negli anni il rosa e tutti i suoi derivati sono colori femminili e quelli del blu sono invece colori maschili. Si dice che tutto ciò sia dovuto al fatto che un re e la sua regina, aspettando il futuro erede, fecero tutto il corredino rosa per il futuro nascituro, rosa rosso, credendo che fosse maschio, ma purtroppo ai tempi non potevano avere i test o le radiografie, quindi quando nacque una femmina, e allora a quel punto lasciarono il corredo fatto così, perché non so, forse nel Medioevo giustamente creare un intero corredo per un erede al trono era abbastanza dispendioso e laborioso, non erano fatti di plastica come oggi, ma lavori artigianali di gran prestigio, di grande arte, e quindi dissero, bah, forse non è il caso che noi rifamo tutto da capo e buttiamo tutto, damogli sta roba che gli va bene lo stesso, da oggi il rosa e il rosso sono colori delle principesse. E così diventarono di moda, ovviamente, anche tra altre corti, tra il popolo, insomma, queste cose poi si radicano nel tempo, nella società, e da quel momento, sempre si dice, il rosa diventò il colore delle femminucce e il blu dei maschietti. Chiusa questa history pill, tirando le somme del personaggio, io sinceramente non ho contro da dire. Tutto quello che io ho elencato è un grande pro. Veramente non trovo, a mio gusto, qualcosa che avrei modificato nel character design di Shiny Chariot. Funziona benissimo, è bellissima, mischia stile retro con gusto moderno,
molti richiami alle divise scolastiche giapponesi, con questa gonnellina, questo mood molto scolastico. Allo stesso tempo si differenzia dagli altri look e outfit dei personaggi dell'anime, e io non posso far altro che promuoverlo al 100%. E adesso aspetto voi. Vi invito a guardare l'anime se non l'avete fatto, a lasciarmi un commento sia se avete domande adesso, se avete opinioni da condividere con me, sia dopo che avete visto l'anime, per dirmi se vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, consigliatemi un anime da vedere del quale vi piacerebbe ascoltare una futura analisi. Trovate tutti i miei link di Instagram, DeviantArt, Facebook nel box informazioni qui sotto. E detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo Caralize. Ciao ragazzi!